Eccoci di nuovo al Collegio Castelli di Saronno. Oggi vedremo un'altra preparazione, una rivisitazione della pappa al pomodoro servita con straccetti di burrata e dello sgombro marinato e poi arrostito. Gli ingredienti per questa preparazione sono dei pomodorini, pane raffermo e successivamente tostato in forno, sale, olio, basilico, gli straccetti di burrata, rosmarino e lo sgombro, che si può sostituire con delle alici o dell'altro pesce azzurro. Per iniziare questa preparazione, prenderemo il nostro filetto di sgombro e lo spiniamo. Con una pinzetta, andiamo a togliere le lische, sulla parte centrale del nostro filetto. Dopodiché lo tagliamo a bocconcini, della dimensione di 3-4 cm. E andremo a marinarlo con del rosmarino, spicchi d'aglio e un filo d'olio. Lo facciamo marinare per mezz'ora, 40 minuti. Per la preparazione dell'olio al rosmarino, per insaporire ulteriormente la preparazione, andremo a scaldare dell'olio extravergine d'oliva. Quando abbiamo raggiunto la temperatura di 60 gradi, andiamo ad aggiungere il rosmarino e lo terremo in infusione per qualche ora. Questa preparazione la possiamo fare anche il giorno prima, così che l'olio prenda tutti i gusti e i sapori del rosmarino. È una preparazione che possiamo anche tenere nella nostra dispensa e utilizzarla all'occorrenza. Molte persone non piace mangiare la pelle del pomodoro, per cui si va ad eliminarla. Come si elimina? Si pratica un'incisione sul fondo del pomodoro e si fa a sbollentare in acqua, in ebollizione, per pochissimi istanti, quindi 10-15 secondi a seconda della grandezza del pomodoro. Dopodiché si raffredda immediatamente in acqua e ghiaccio per bloccare la cottura. Una volta pelati andiamo a passarli al passaverdure. Abbiamo passato i pomodori al passaverdura, ora andiamo a strofinare dell'aglio sulle nostre fette di pane, raffermo e successivamente tostato in forno. In una casseruola andiamo a mettere dell'olio extravergine d'oliva e andiamo a fare un letto di pane che abbiamo appunto prima strofinato con l'aglio su tutto il fondo. Accendiamo il fuoco e andiamo ad aggiungere la nostra acqua di pomodori. Vai, vai. Passata la mezz'oretta di marinatura dello sgombro, andiamo ad arrostirlo, quindi in un sauté con dell'olio andiamo ad adagiare il nostro trancio di sgombro prima dalla parte della pelle e poi lo giriamo dalla parte della carne. La cottura è molto breve perché è un pesce basso di spessore e anche un pesce che necessita poco tempo di cottura. Andiamo a salare. Ok, sì, vabbè. Passati 5 minuti andiamo a togliere la pappa al pomodoro dal fuoco. Passiamo la nostra preparazione al passaverdure, nuovamente è un passaggio facoltativo, nel caso in cui noi volessimo dare alla preparazione un aspetto più elegante e più fine. Una volta passata andiamo a aggiustare di sale e di pepe la preparazione e aggiungere delle foglie di basilico spezzettate a mano. Andiamo ad impiattare.
mettiamo una mestolata di pappa al pomodoro sul fondo di una fondina. Ancora un po'. Ok. Adagiamo lo sgombro e degli straccetti di burrata. Quindi una burrata tritata finemente.